Amici di Carrette Vacanze al Mare, grazie. Intanto vi auguro un buon fine e un ottimo e bel 2014. Un anno è trascorso, il 2013, per noi che abitiamo a Cariati, come dicevano i latini, quando gli anni erano brutti, dicevano annus horribilis. Penso che Cariati sia stato veramente un annus horribilis e lo dico questo non per contrapposizione politica, perché faccio parte della minoranza, opposizione che dir si voglia, ma perché assistere in maniera diciamo continuata e reiterata ad alcuni accadimenti mi duole il cuore come cariatese e come abitante di questa cittadina. Un problema irrisolto, reiterato e che si trascina anche fino all'ultimo giorno dell'anno, è quello dell'ambiente. Cariati, ahimè, ai noi, continua a non, per esempio, a non fare la raccolta differenziata. E questo comporta sistematicamente che ogni qualvolta l'impianto, per esempio, di Bucita, che raccoglie l'indifferenziata, ogni qualvolta quell'impianto va in crisi, o è chiuso o si blocca, Cariati è sommersa di immondizie. Avessimo iniziato a fare come altri comuni hanno fatto la raccolta differenziata, avremmo avuto sicuramente un paese più vivibile, più pulito e sicuramente più rispettoso dell'ambiente. Quindi, sotto questo aspetto, è stato veramente un annus horribilis. Io lo ripeto. E mi auguro che il 2014, ecco, segni l'inizio della raccolta differenziata a Cariati. Io abito ormai da 11 anni a Mandotticcio Mare e il comune dove abito, dove sono domiciliato, anche se sono residente a Cariati, ha iniziato la raccolta differenziata integrale porta a porta, eliminando i cassonetti dalle strade, dalle vie. E quei bruttissimi, diciamo, centri di raccolta del multimateriale o degli ingombranti. Cariati non ha più risorse da un po' di tempo e quindi, ecco, se avessimo avuto questa accortezza politica, sicuramente avremmo vissuto in un comune più dignitoso, senza quei cassonetti bruciati, rotti, senza ruote, senza coperchi e quant'altro. Sotto questo aspetto, quindi, un bel calzarino rosso alla nostra amministrazione che non ha saputo cogliere, ecco, gli indirizzi che ormai la Comunità Economica Europea e l'Italia tutta, diciamo, ci chiede. Un altro anno horribilis è stato sotto l'aspetto, ecco, della incuria del territorio. A Cariati non si fa più manutenzione. Perché? Perché mancano le risorse economiche. Adesso fare un excursus sul perché mancano le risorse economiche, voi lo sapete, io sono stato sempre, ho sempre bacchettato chi mi rappresenta per una mancanza di oculatezza nel contenimento delle spese e nel combattere l'elusione tributaria. Poi è stato l'anno, ecco, horribilis delle finanze sotto l'aspetto della sottrazione di una somma ingentissima, che sono stato 4 milioni e 300 mila euro di tributi volatilizzati, ahimè, ai noi, da una società privata che ha gestito i tributi anche come ufficio esterno. O reiterare, diciamo, ed evidenziare tutte queste cose, io mi sono, guarda, ve lo dico, mi sono stancato. E quindi voglio fare un augurio a tutti i web spettatori o visitatori di questo sito che so essere sempre di più man mano seguito. Ecco, l'augurio è di vedere un comune finalmente pulito, un comune che faccia la raccolta differenziata, un comune che abbia quantomeno, non dico l'aspettativa di cambiarcelo sotto l'aspetto urbanistico, ma quantomeno di avere una manutenzione decente, di non finire nelle buche, di non girarci in ogni luogo e vedere cartacce e di incominciare
piano piano, ecco, a dare respiro alle aziende locali, ai fornitori locali che so essere alla fame. Spero che il 2013, che ribadisco è stato l'annus horribilis per eccellenza, ecco, sia la fine, ecco, quel punto, diciamo, di non ritorno, e quindi il 2014, il mio augurio è questo, e lo dico con tutto cuore perché a Cariati io ci vivo e vorrei viverci bene e con dei servizi che purtroppo ad oggi non abbiamo. Quindi buon 2014 a tutti i web spettatori di Cariati Vacanze al Mare, un cartellino rosso ai nostri amministratori e speriamo che facciate tesoro di queste mie reprimende, chiamatele come volete. Io oggi ho postato sulla mia bacheca Facebook un aforismo di Martin Luther King, che per avere, diciamo, ecco, dei nemici non basta dichiarare guerra, ma basta semplicemente dire quello che si pensa. Io a dire quello che penso non ci rinuncio. Se mi vedete come un nemico non posso farci nulla. Speriamo che facciate tesoro di quello che io ho detto. Buon 2014 a tutti, amministratori compresi.